Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura la politica che ci porta a Chieti, ancora una volta in agitazione la politica teatina per il Consiglio comunale in cui si voterà l'approvazione del bilancio. Sarà l'ultima occasione, se verrà respinto, infatti arriverà il commissario prefettizio. Probabilmente tutto dipenderà dai consiglieri forzisti, in ballo c'è anche Teate Servizi e il futuro di circa 40 dipendenti, il servizio di Giuseppe Dintino. L'amministrazione di Chieti potrebbe non superare il Ferragosto. Il nodo da sciogliere è sempre quello, l'approvazione del bilancio. Il Consiglio Comunale, che si sarebbe dovuto riunire oggi per la prima volta dopo il ritiro delle dimissioni da parte del sindaco Umberto Di Primio, è stato rinviato a mercoledì. Dopodomani sarà l'ultima occasione utile per approvare il bilancio. Se non ci sarà l'approvazione, l'amministrazione è destinata a sciogliersi e il comune sarà presieduto dal tanto temuto commissario prefettizio. Tutto dipenderà dal voto dei 5 consiglieri di Forza Italia, ancora in scontro aperto col primo cittadino. Esclusi questi, infatti, Di Primio può contare, oltre al proprio, su 10 voti a suo favore, mentre salvo ribaltoni dell'ultima ora, l'opposizione ne ha ben 14. Rimane invece ancora ambigua la posizione dei 2 consiglieri dell'UDC e quella del Presidente del Consiglio, Liberato Aceto. Mentre la Lega spinge l'acceleratore sugli appalti, in quello che sembra un vero e proprio programma di fine mandato, la prima conseguenza tangibile del voto di mercoledì la subirà Teate Servizi. Se il bilancio non venisse approvato, la società partecipata dal comune chiuderà i battenti e mentre gli amministratori se ne dimettono uno dopo l'altro, i circa 40 dipendenti si ritroveranno senza un lavoro. Andiamo avanti adesso la cronaca. Ennesimo episodio di violenza a Pescara, in pieno centro, a 2 passi dall'area di Risulta. Poco dopo le 6:40 di questa mattina è stato aggredito il titolare del bar Lucio di Corso Vittorio Emanuele. L'uomo, 85 anni, ha riportato una lesione al padiglione auricolare, trasportato in ospedale in ambulanza, è stato medicato e giudicato guaribile in 7 giorni. Sul posto sono arrivate chiaramente le forze dell'ordine perché proprio a poche centinaia di metri dal bar sabato scorso in corso Vittorio Emanuele c'era stata un'altra aggressione dopo una lite con un giovane nigeriano che era rimasto ferito dopo aver litigato con un connazionale. Proseguiamo adesso, ci spostiamo sulla costa dei Trabocchi, richieste di finanziamenti sinora inascoltate da parte della provincia e della regione sulla pista ciclopedonale e l'erosione della costa. Il sindaco di Casalbordino, Marinucci, tuona tante promesse ma nemmeno un euro ricevuto. Sentiamo di più nel servizio. Via Verde tra attese, speranze ma anche malumori, con alcuni tratti in procinto di inaugurazione, altri che aspettano ancora soluzioni. Delicatissimo il caso di Casalbordino Lido, dove la ferrovia non è stata arretrata e dunque il percorso ciclopedonale è previsto sui 2 tratti di lungomare nord, via Alessandrini, e sud in via Bachelet, per poi riprendere in sede propria dal ponte sul fiume Sinello. Ovvio che bisognerà ridisegnare la rete viaria dei 4,5 km di litorale con finanziamenti superiori ai 65.000 euro previsti nel progetto redatto dalla provincia di Chieti. Casalbordino precisa e tuona il sindaco Marinucci, vuole la pista ciclabile, ma unitamente ad essa andavano previste per tempo viabilità alternative per i veicoli e capitoli di spesa ben precisi, con le casse comunali impossibilitate ad accollarsi spese accessorie. Proprio a Casalbordino il governatore Marsilio aveva convocato i sindaci del territorio per rendersi conto dei problemi del dissesto idrogeologico e dell'erosione marina. Promesse di interventi però risultate vane, come specifica Filippo Marinucci. Sarà in dirittura d'arrivo, ma dopo l'estate, perché i lavori che possono essere effettuati devono essere effettuati fuori dal periodo estivo. Sicuramente verranno effettuati la pista ciclabile, posso rassicurare anche i detrattori che la pista ciclabile passerà a Casalbordino. Soltanto passerà come diciamo l'attuale amministrazione, come dico da 3 anni, e senza stravolgere l'economia di un paese. Noi vogliamo la pista verde, senza andare a penalizzare un territorio che, ricordo, anche gli attuali amministratori, perché questo devo dirlo, gli attuali amministratori sono venuti come prima uscita su Casalbordino. Io 2 problemi avevo posto:
erosione e pista ciclabile, se non vi ricordate. Fino adesso ho visto soldi stanziati, ma per erosione e pista ciclabile, zero. Quindi anche qui sarò e farò tutte le dimostranze possibili affinché Casal Bordino venga riconsiderata in questa programmazione che attualmente è stata fatta nell'ultimo consiglio regionale. Sono di centrodestra, rimarrò di centrodestra, ma queste robe le devo dire. Zero soldi per pista ciclabile e per erosione. Ancora problemi alla Sevel di Atessa con l'attività lavorativa che è stata sospesa oggi sul secondo turno. Ancora una volta la causa è la mancata fornitura di componentistica da parte della ex Bluetech provocata da un guasto agli impianti. L'attività lavorativa riprenderà regolarmente sul terzo turno di oggi. Andiamo avanti. Questa mattina a Montesilvano la cantautrice Simona Molinari ha ricevuto il cappello di Dean Martin, il premio dedicato agli emigranti del secondo dopoguerra che hanno reso celebre l'Abruzzo nel mondo. Il servizio. Sono onorata, contenta quando mi è arrivata la telefonata. Sono stata veramente contenta, un po' perché Dean Martin chiaramente si avvicina molto a quello che insomma, è il mio genere, quindi l'ho ascoltato e mi piace. E un po' perché prendere un premio in Abruzzo per me è sempre un piacere, perché è come avere un riconoscimento dalla terra che mi ha visto formarmi e crescere. E poi l'Abruzzo è pieno di grandi musicisti e di grandi persone, per cui sono contenta. Qui proprio in queste zone per me è stato un flash tornare, perché ho vissuto momenti molto belli proprio qui a Montesilvano. Ho dei ricordi bellissimi, per cui tornare è strano. Simona Molinari, cantautrice swing e jazz, è tornata a Montesilvano per ricevere il premio Dean Martin. Benché la giovane artista sia nata a Napoli, è cresciuta all'Aquila ed è alfiere dell'abruzzesità in tutto il mondo. Quest'anno il premio, ormai giunto alla 12ª edizione, racconta l'immigrazione italiana del secondo dopoguerra, valorizzando artisti e personaggi celebri che hanno dovuto cercare fortuna lontano dalla propria terra natia, ma portando sempre con sé l'Abruzzo. 12ª edizione oggi si apre con una cantante che ritengo tra le più importanti del genere jazz americano ma anche italiano, è Simona Molinari, è davvero un'interprete straordinaria. Sarà lei appunto ad aprire questa edizione con tante novità. Ci saranno altre 7 premiati a cui consegneremo questo prestigioso cappello il 7 agosto al Teatro del Mare, e ci saranno artisti come Albano Paolinelli, ci sarà Luigi Marini, Matteo Brancaleoni, e proseguiremo con altri artisti, una cantante, Lara Molino, che è abruzzese, attraverso la sua musica fa in modo che le nostre tradizioni, le tradizioni abruzzesi si possano conoscere in tutto il mondo. Il premio è dedicato a Dean Martin, nome d'arte di Dino Paul Crocetti, figlio di un montesilvanese che lasciò l'Abruzzo per inseguire l'American Dream. Oltreoceano, l'italo-americano, figlio di un migrante, si realizzò come cantante, attore e comico, diventando uno degli artisti più iconici del Novecento. Ci fa sempre piacere ricordare quanto Dean Martin abbia origine montesilvanese, e a questo grandissimo artista abbiamo dedicato negli anni tanti momenti. Il più importante di tutti è il premio Dean Martin, appunto, che da 12 anni si tiene sul nostro territorio e vuole regalare, appunto, attribuire dei meriti a coloro che in regione, ma soprattutto fuori dalle mura nazionali, si sono distinte in tanti settori della vita, quali artisti, come poc'anzi dicevi, ma anche persone di spessore che hanno portato il nome in alto, il nome del nostro Abruzzo. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's E adesso andiamo all'Aquila. Buone le presenze turistiche in città nei primi 2 mesi d'estate. L'Infopoint intanto è temporaneamente in Piazza Duomo e saranno implementate le attività per permettere di avere una sempre migliore accoglienza verso il turista. Il servizio. Presenze turistiche in crescita in città. A giugno e luglio il flusso è stato costante, a una prima visione dei dati dell'Infopoint. Per quelli ufficiali bisognerà attendere, ma ad ogni modo la città è sempre piena di turisti, molti dei quali arrivano dalla costa e scelgono di far tappa per 1 o 2 giorni in città. Molto apprezzato è il Gran Sasso.
Quello che stiamo verificando invece è un crescente interesse da parte dei turisti, non soltanto italiani, che investono le strade della nostra città, e lo abbiamo sia da dati di riferimento dell'InfoPoint sia anche dai dati di riferimento degli albergatori e dei ristoratori. Certo, prima dovremo attendere i dati ufficiali, chiaramente, che verranno poi elaborati dall'Istat secondo appunto quelle che sono le procedure dei nostri uffici regionali, però in realtà io penso anche i cittadini aquilani se ne rendano conto camminando per le strade della città, e devo dire che ogni volta che si parla dell'Aquila al di fuori della città continua a esserci molto interesse, molta voglia di capire che cosa sta succedendo da noi. Il trenino ideato dall'assessore Fabrizio Aquiglio, che porta i turisti in visita nei principali monumenti cittadini con una voce guida che racconta la storia dell'Aquila, è sempre pieno ed è in corso una riorganizzazione relativamente all'InfoPoint, che per il momento si trova in Piazza Duomo per consentire lavori alla struttura della Fontana Luminosa. Saranno implementati servizi, saranno usati anche ragazzi che hanno fatto corsi legati al turismo. Questo servizio di informazione, sempre seguendo un po' l'iter amministrativo, che chiaramente è un po' più lento rispetto a quello che è la nostra, diciamo, la nostra ideazione, vedrà anche accresciuto da ragazzi che faranno poi attività di accoglienza nei confronti dei turisti, anche portandoli appunto in giro nella città. L'Aquila deve capire la sua vocazione e i flussi di interesse. Ad ottobre l'assessore infatti incontrerà gli operatori turistici. Si va sempre più diffondendo intanto la cultura dei B&B. La mia intenzione è poi riunire anche gli albergatori e, diciamo, tutti gli operatori economici del turismo, proprio per capire come poter essere più vincenti da questo punto di vista, perché nel momento in cui noi a ottobre, diciamo in autunno, abbiamo già in programma di iniziare a lavorare per l'organizzazione dei flussi, proprio con quelli che sono gli operatori turistici, capire poi la nostra città e il nostro territorio, perché è importante, noi non parliamo mai solo di città, perché dobbiamo sempre parlare del territorio comunque circostante, sia in grado di accogliere, cioè quali sono i numeri, quali sono le disponibilità. Presentata a Matera la croce del perdono della perdonanza celestiniana. Vediamo. A Matera la mostra Vexilla Regis, perdono e salvezza, che ha portato nella città lucana, capitale europea della cultura per l'anno 2019, le croci del perdono realizzate dal 2000 al 2018 dagli artisti artigiani aquilani Laura Caliendo e Gabriele Di Mizio. L'iniziativa è stata patrocinata e partecipata dalla Regione Abruzzo, dal Comune dell'Aquila, dal Comune di Scoppito, dall'ANCI e dalle CNA dell'Aquila e della Basilicata. Obiettivo della mostra è stato promuovere la perdonanza celestiniana e rafforzare il legame nato lo scorso anno fra le due città in occasione dell'esposizione della Bolla del Perdono. Il tutto è stato organizzato dal Laboratorio Horwart, titolari del progetto Le Croci del Perdono. Il progetto è stato subito accolto e patrocinato dal direttore Agostino Del Re e dal presidente Leo Montemurro, rispettivamente della CNA dell'Aquila e CNA Basilicata. All'inaugurazione è stata presentata una croce pettorale, commissionata dall'arcivescovo di Matera, Monsignor Antonio Giuseppe Cagliazzo. L'opera, destinata e dedicata a San Giovanni da Matera, verrà posta nell'urna delle reliquie del santo nel Duomo di Matera. Durante la celebrazione sono stati presenti istituzioni civili e religiose delle città dell'Aquila e di Matera. L'evento è stato allietato dal coro dei giovani componenti della Scuola Media Mazzini dell'Aquila, con alcuni figuranti del corteo storico della perdonanza celestiniana, la Dama della Croce, Uomini d'Arme. Per l'occasione, i due artisti di Horwart hanno realizzato il rosone in argento del Duomo di Matera, al fine di farne omaggio alle autorità presenti come riconoscenza per l'ospitalità. E siamo così arrivati alla pagina dello sport, che apriamo parlando di ciclismo. È stato un vero trionfo quello di ieri di Marta Bastianelli, che si è laureata campionessa d'Italia di ciclismo sulle strade di casa. La volata dell'atleta delle Fiamme Azzurre ha regalato una giornata straordinaria all'intera regione, come ci racconta Jacopo Forcella.
La maglia tricolore, il sigillo di una carriera già fantastica e che da adesso diventa monumentale. Marta Bastianelli regala al suo pubblico una giornata indimenticabile, conquistando il campionato italiano donne di ciclismo proprio sulle strade di casa. Lo fa a modo suo, con una volata imperiale sul traguardo, quella che gli aveva già regalato delle gioie incredibili. L'ultima il Giro delle Fiandre, l'anno scorso il campionato europeo a Glasgow e così la campionessa laziale, campionessa anche del mondo nel 2007, ormai adottata dall'Abruzzo, sul traguardo di Castelnuovo precede Elisa Balsamo, Ilaria Sanguinetti e Marta Cavalli. Gara condizionata dalla fuga iniziale, resisterà solamente e fino a 9 km dal traguardo Alessia Vigilia della Valcar, prima che il gruppo la raggiunga. Prima dell'ultimo strappo, quando Erika Magnaldi prova l'azione personale, le vanno dietro Elisa Longoborghini e Soraya Paladin quando mancano 4 km alla fine. L'azione sembra essere decisiva. Sembra appunto perché l'azione di chiusura delle Fiamme Azzurre ha permesso il ricongiungimento ai meno due fino alla volata conclusiva. Il resto è una giornata speciale per Marta Bastianelli, che infila un'altra prestigiosa maglia nel palmarès, per la prima volta il tricolore. Certamente la più forte nelle volate, una sentenza in tema di grandi appuntamenti. A far da contorno ad un successo atteso e preparato anche dovendo rinunciare al Giro Rosa, un pubblico che aspettava Marta sulla linea del traguardo e lì l'ha ritrovata con le braccia al cielo per l'ennesima volta, regalando un'altra gioia ad una regione che ormai l'ha adottata definitivamente e che ha portato sul tetto d'Italia ed Europa. Non eravamo la squadra da battere, perché comunque siamo partite in cinque, perché comunque ognuno di noi in questi mesi ha avuto dei problemi. Elena è appena rientrata con un braccio rotto, Tatiana è caduta anche lei al giro, io con un ginocchio, quindi eravamo veramente la squadra più, proprio che non aveva nulla da perdere, ma in realtà non volevamo perderlo questo italiano, e quindi abbiamo lottato veramente con i tendi e credo che questo sia proprio per loro. Beh, guarda, le grida delle persone mi ha ricordato un po' il Fiandre, quell'emozione pazzesca, è una forza che anche se non hai credo che ti trasmettono, quindi credo che questa veramente sia un coronamento importante della mia carriera. Adesso il calcio con una partitella in famiglia. Il Pescara ha chiuso ieri il ritiro di Palena. Due i giorni di riposo concessi dall'allenatore Luciano Zauri. La squadra riprenderà ad allenarsi da mercoledì al Poggio degli Ulivi. Ma è il mercato a tenere nuovamente banco, perché Gaston Brugman sta per lasciare il Delfino. Nel weekend appena trascorso ha avuto un'accelerazione la trattativa con il Parma, che ha deciso di puntare sul centrocampista uruguaiano dopo le uscite di Stula e Dezzi. Si stanno limando gli ultimi dettagli sull'accordo, in particolare circa la formula del trasferimento, se a titolo definitivo oppure in prestito con obbligo di riscatto, e sull'inserimento di una contropartita tecnica che dovrebbe essere l'attaccante ex Arezzo Matteo Brunori Sandri. Nell'operazione potrebbe rientrare anche il difensore albanese ex Cosenza Kastriot Dermaku. La partenza di Brugman può bloccare una eventuale uscita di Canutè, sondato in questi giorni dal Cosenza. E proseguiamo adesso con il Teramo. Ha stupito già la prima uscita il centrocampista Simone Santoro, arrivato qualche giorno fa dal Palermo. Per la giovane mezzala il primo sigillo, ma soprattutto la sensazione di avere già un posto di rilievo nelle gerarchie dell'allenatore Bruno Tedino. Vediamo. Simone Santoro, appena arrivato, primo gol non ufficiale ma ufficioso della stagione, ma soprattutto ti abbiamo visto nel primo tempo già abbastanza in palla. Sì, sono molto contento di aver iniziato col piede giusto, sia io che tutta la squadra, e mi trovo molto bene, un gruppo affiatato, e speriamo di toglierci delle belle soddisfazioni. Poi ritrovi Bruno Tedino qui a Teramo, insomma, chi l'avrebbe mai detto qualche tempo fa? Sì, già c'era stato un interesse appunto l'anno scorso da parte del Teramo, io comunque col mister già ero a Palermo col mister e quindi ci conosciamo abbastanza bene. Oggi ti abbiamo visto mezzala dialogare spesso con Cancellotti a destra, che è sembrato la catena che funzionava di più di quella vancina. Sì, ci stiamo iniziando a conoscere molto bene, mi trovo bene con lui ma anche con gli altri ragazzi. Ecco, la preparazione adesso ce l'hanno, tu sei arrivato da poco perché hai dovuto attendere di fatto le vicissitudini del Palermo. Santoro a che punto è in questo momento? No, sto abbastanza bene fisicamente, mi sono allenato durante l'estate e quindi sto abbastanza bene. Non posso non chiederti un parere di quello che è successo a Palermo, tu come
l'hai vissuta, chiaramente da tesserato che poi si è svincolato. Ah, diciamo che io sono stato 10 anni a Palermo e quindi la situazione dispiace parecchio, perché non ci aspettavamo nessuno che sarebbe finita in questo modo, però speriamo che appunto il Palermo possa risorgere e tornare dove merita. Posso chiederti che cosa ti aspetti da questa stagione e dalla stagione del Teramo? Mi aspetto delle grandi cose, c'è un bel progetto che mi ha spinto appunto a venire qui, spero di giocare il più possibile e di togliermi delle belle soddisfazioni. In Serie D è stata la domenica delle prime sgambate per Pineto Notaresco e Giulianova all'Avezzano. Inizia oggi la preparazione pre-campionato a Luco dei Marsi, mentre la Vastese si allenerà all'Aragona per tutta questa settimana prima di recarsi a Colle di Mezzo. Vediamo il servizio di Andrea Costantini. Squadra di Serie D al lavoro e domenica caratterizzata dalle prime amichevoli. Ovviamente imballato dai carichi di questi giorni, il Pineto di Massimo Epifani ha impattato 2-2 a Lucoli con la Delfino Flacco Porto. In gol sono andati Alessandro e Bianciardi su rigore e per il neotecnico è stata l'opportunità di provare la squadra col 4-3-3. Prima uscita in famiglia per il Notaresco sul campo di Castel del Monte, che ne ospita il ritiro. Utilizzati tutti gli uomini a disposizione nei tre tempi da 25 minuti. Alcuni giocatori sono in prova e la rosa è ovviamente da completare. Vagnoni commenta così la prima settimana di lavoro. No, sono molto contento, la squadra si applica, lavora bene, stiamo lavorando tanto, veniamo fuori da una settimana importante a livello fisico. La squadra, tutto quello che proponiamo, ne ho preso con entusiasmo e se vai a vedere ci sono state cose molto buone, sicuramente anche meno buone, ma abbiamo fatto appena una settimana, però vedo che l'atteggiamento è quello giusto, ci sono le condizioni per lavorare come vogliamo. Sappiamo che la rosa va completata, abbiamo qualche giocatore in prova, dobbiamo valutare, però sappiamo benissimo che per questo campionato è un campionato difficilissimo e abbiamo bisogno di prendere almeno un paio di giocatori di livello e di curriculum. La società lo sa, me l'ha promesso, però noi adesso andiamo avanti con quelli che abbiamo e lavoriamo veramente bene. Prima settimana agli archivi anche per il Giulianova, che a Borrello ha affrontato una selezione locale. 11 le reti realizzate, 5 portano la firma del gioiellino Federico Barlafante. Assente l'infortunato Federico Del Grosso. Nella formazione, all'inizio schierata dal neotecnico Pascucci, vi è il centrale ex Mantova Mirko Moi, prossimo alla firma del contratto, al pari di altri due elementi. La rosa è estremamente giovane e la tifoseria è un po' inquieta, ma i primi innesti over sono pronti. Li firmeranno, saranno già 3, gli altri si aggregheranno in settimana e confermo quello che ho detto l'altra volta, saranno dei profili veramente interessanti e importanti che daranno sostanza a ciò che si vede, che già se il buongiorno si vede al mattino è un bel giorno, diciamo. Quali saranno gli obiettivi stagionali? Io credo di fare un campionato di assoluta tranquillità, che ci ponga distanti dalla zona play-out e poi partiamo, se appetito viene mangiando, vediamo. Al lavoro da 3 giorni anche la Vastese, che domani disputerà una partitella di solidarietà. Biancorossi che saranno all'Aragona fino a domenica, poi ci sarà la partenza per il ritiro di Colle di Mezzo, dove la squadra di Amelia trascorrerà una settimana. Raduno odierno invece per l'Avezzano, che agli ordini dell'allenatore Meco Monaco inizierà a sudare in quel di Luco dei Marsi. Rosa molto giovane, nella quale ci sarà ancora Chicco Fanti, appena riconfermato dal neo DS Franceschini. Adesso continuiamo con il calcio di Serie D. 5 acquisti nel weekend per il Chieti, che ritrova l'attaccante Giuseppe Catalli in neroverde nella stagione 17-18. Nuovi innesti sono i centrocampisti Brian Brattelli e Matteo Milizia, quest'ultimo ex Francavilla, il terzino Luca Di Renzo e il centrale Riccardo Di Renzo. Dopo i primi giorni a Cepagatti, la squadra di Grandoni da ieri ha raggiunto il ritiro di Alfedena. Ascoltiamo il presidente Mergiotti, che parla anche della questione stadio. Presidente Mergiotti, inizia finalmente la preparazione atletica in vista del prossimo campionato di Serie D. Ah, finalmente ci siamo, la squadra ha iniziato la preparazione. Sul mercato stiamo lavorando, stiamo valutando diversi profili, abbiamo già la maggior parte, per il 90% la squadra è completa, dovremmo solamente fare qualche ritocco e stiamo valutando bene proprio per non sbagliare.
Ecco, sappiamo che comunque il campo, lo stadio Angelini del Chieti non sarà disponibile all'inizio, si andrà forse a Ortona o si diceva anche Città Sant'Angelo. Sì, lo stadio Angelini necessita di lavori di miglioria della struttura e del fondo erboso e per questo motivo giocheremo tra Ortona e Città Sant'Angelo, sì. Le prime partite fino al mese di novembre, al massimo di metà dicembre. Ecco, da matricola, quale sarà il primo obiettivo per questo campionato di Serie D del Chieti Calcio? A noi abbiamo un obiettivo, un programma, un progetto a medio e lungo termine, quindi quest'anno sarà sicuramente quello di fare bene, di fare un buon campionato, successivamente si valuterà di puntare a qualcosa di più e di riportare il Chieti entro l'anno del centenario nelle categorie che più le competono e le spettano. Ci sarà la possibilità di collaborare con altre società per la valorizzazione di giovani calciatori? Sì, abbiamo già avviato un progetto con la società del River sulla città di Chieti che fa parte del gruppo del nostro gruppo societario. Stiamo facendo un grande progetto sul settore giovanile che ha l'obiettivo di avere una sola società sulla città di Chieti che gestirà proprio tutti i giovani, tutti i ragazzi che si avvicinano al calcio. Ed è tutto anche per questa edizione del TG6, io vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo che se volete trovate on demand i nostri servizi sul sito www.tv6.it e sul nostro canale YouTube. Prossimo aggiornamento con il nostro telegiornale alle ore 19. Buona giornata.